Allora, ben trovati e ben ritornati, mi sembra come le trasmissioni post. E no, un po'. Siamo sempre noi, ci vorrebbero altri 3 caffè, ma lo prenderemo dopo. Allora, per questo pomeriggio volevo proporvi una cosa, però prima vi dico che idea mi è venuta durante il pranzo, che poi me l'hanno suggerita le persone che stavo pranzando. Che poiché, diciamo, dopo che uno fa un intervento, sicuramente le cose poi nel cervello sedimentano e le domande magari ti vengono dopo, ti vengono col tempo, non ti vengono subito e bla bla. E quindi ho pensato di lasciare questo cartellone che dice io vorrei sapere, e quindi qui vi invito durante tutte le 2 ore, le 3 ore, diciamo, che staremo insieme, a mettere tutto ciò che vi viene in mente come domande, anche quelle che magari uno diciamo, non è solito fare. Io mi sento un po' male, ok. E non ha voglia di fare davanti a tutti, diciamo, con molta tranquillità, in maniera tale che potrebbero essere anche uno spunto di riflessione. A quelle su cui saprò dirvi qualcosa vi dirò la mia, su quelle a cui non saprò rispondere, come dire, sarà il mio oggetto di studio dei prossimi giorni. E invece rispetto ad un lavoro insieme, quello che ho pensato è, voi sapete che anche il prossimo weekend noi faremo un lavoro molto laboratoriale, non da sola, lo farò con Enrica, lo farò con Toto, che sono altre 2 persone che prenderanno parte a questi laboratori dal basso. E quindi avevo pensato di, come dire, cominciare con voi a costruire quello che è lo spazio per le persone che state immaginando e che stiamo immaginando tutti qua insieme. Attraverso, diciamo, una metodologia veramente molto semplice, per cui il motivo per cui stamattina vi chiedevo secondo voi quali sono gli ingredienti fondamentali o i 3 elementi importanti che vorrei nel mio spazio, me ne avete detto qualcuno. Adesso il punto qual è? Pensare a quali sono 3 elementi che credete siano fondamentali nello spazio che vorreste, come fruitorio nello spazio che vorreste perché, diciamo, attori protagonisti di uno spazio di coworking o comunque di uno spazio collaborativo. Però non solo pensare a questi 3 elementi, ma partendo da questi 3 elementi, disegnare, così come, diciamo, indipendentemente dal fatto che possiate essere dei bravi disegnatori o dei cattivi disegnatori, non è quello il punto, però di passare un po' dall'idea alla pratica. Faccio un esempio. Io penso che nel mio spazio di coworking o nel mio spazio collaborativo la cosa fondamentale sia l'opportunità. In che modo io questa opportunità la metto in pratica? Cioè, quali sono gli elementi strategici o gli strumenti che io devo applicare per poter fare in modo che questa opportunità sia una cosa reale? Questo perché, diciamo, è un esercizio che vi racconto per noi è stato fondamentale, perché nella fase iniziale della progettazione, soprattutto di un processo di questo genere, una delle, almeno, diciamo, delle fatiche più grandi che abbiamo fatto è quello di trasportare degli elementi teorici, l'opportunità, la scommessa, la sinergia, gli obiettivi, la co-creazione, la co-generazione, in pratiche reali ed oggettive, cioè passare un po' dal livello teorico a quello pragmatico. E perché non ci eravamo proprio mai messi a pensare come si fa, cioè che vuol dire io entro come quando tu dici va bene, il mio spazio è questo qua, io entro la mattina e che trovo, che incontro, chi c'è, come faccio affinché queste cose ci siano? E la mia proposta era di fare questo tipo di lavoro per cui individuati questi 3 elementi lo fate ognuno, diciamo, per i fatti propri, credo 15 minuti, adesso ho una scaletta, vi do il tempo. Ognuno di voi ha questo foglio, pennarelli, post-it e quanto gli serve per fare proprio un disegno di come può essere, che può essere un diagramma, può essere un modello, può essere una sintetizzazione, cioè tutto ciò che credete che possa essere graficamente esplicativo a spiegare come questi 3 elementi si mettono in pratica all'interno del vostro spazio. Dopodiché l'idea è di dividervi in gruppi, di parlare dei disegni che ognuno di voi ha realizzato con le altre 3 persone, in gruppi da 4 persone, di raggiungere una sintesi, se che è possibile raggiungerla, o di fare un esercizio di addizione lì dove non è possibile fare una sintesi di tutto quello che avete detto, e fare una presentazione poi negli ultimi 10 minuti a tutti gli altri di qual è il lavoro di gruppo che avete sviluppato. Questo è un po' in linea di massima, la proposta che volevo farvi. Dubbi, perplessità? Esatto. Attraverso una trasposizione grafica proviamo a dire come ognuno di questi 3 elementi si può tramutare in pratica. E
vi fermate lì come lavoro da soli. Dopodiché vi unite in gruppi da quattro persone, discutete su quali sono i punti e gli elementi. Cioè, la cosa divertente, normalmente, diciamo, quando io l'ho fatto sul nostro hub era interessantissimo perché molte persone dicevano le stesse cose, poi il come metterle in pratica era molto diverso, ma non per il come in sé. Cioè, non era soltanto la metodologia del percorso di come puoi trasformarli in pratica, ma il fatto che poi quando li metti in pratica con le stesse parole, quei concetti assumono un valore molto diverso per le persone e quindi le sfaccettature di una cosa che è sostenibilità, che vuol dire tutto, comincia a declinarsi in piccole pratiche reali che vi aiutano nella quotidianità, diciamo, di immaginare il vostro spazio, di immaginare il nostro spazio. Quindi io vi qui avete un po' di post-it. E pennarelli, ve ne distribuisco. Pennarelli, questi. Ok, questi ve li potete, diciamo, distribuire in gruppi di tre. Uno qua. Vabbè, ma vedo sono diversi. Allora, la cosa fondamentale, normalmente quando lo facciamo. Sì, se vuoi. No. È un po' cercare di mantenere anche il tempo di questa di questi esercizi. Per cui, poiché sono le 15:30, io direi che possiamo fare così, se siete d'accordo. 20 minuti tra l'individuazione dei tre elementi e la realizzazione di questo, diciamo, grafico, disegno, trasposizione grafica di come. E vi do il tempo quando è finito. 30 minuti di discussione in gruppi di 4 e poi facciamo 10 minuti di presentazione. Va bene? A posto. Allora, io vi manco, diciamo, i 20 minuti a partire da adesso. Diciamo vale a fare le domande sempre. Metri post-it. No, non ci piace
con la cosa verde. Sì. Thank you.
tagli. Quindi è proprio una cosa che ci deve essere.
Arrivati, andrà bene comunque. Andiamo alla, diciamo, alla seconda parte di questo lavoro. Normalmente è sempre così, diciamo, anzi siete stati anche più bravi perché ho visto persone entrare molto più in crisi a passare, diciamo, da un concetto ad un disegno. Però è proprio un'operazione che, diciamo, che adesso potrà esservi utile perché quando lo andrete a spiegare in realtà produrrà soltanto diciamo, molte altre domande, questo vi aiuta poi nella definizione pratica, perché adesso l'idea è che vi dividiate in gruppi da 4 persone e avete 10-15 minuti ognuno per spiegare che cosa vi siete immaginati in questo grafico e che cosa vuol dire per voi, cioè quali sono i 3 elementi e come avete immaginato di farli interagire. Il consiglio è sempre: state con persone con cui ancora non avete parlato, se ce ne sono, e poi gli altri 15 minuti cercate di capire se
da questi quattro diagrammi, disegni, bozze diverse, siete capaci di far uscire una bozza unica di sintesi che poi sarà quella che presenterete a tutti gli altri. Io vi ho contati, credo che più o meno dovreste essere 5 o 6 gruppi da 4 persone, per cui tra 10-15 minuti di racconto, 10-15 minuti di, diciamo, di lavoro di gruppo, dovreste, diciamo, come dire, l'idea è di produrre poi un unico foglio, quindi potete usare la parte retrostante di quelli che avete già usato, di sintesi che poi presenterete al resto del gruppo. Sì? Ok. Grazie.
anche la polizia stessa, grazie.
Thank you.
Grazie.
Sai che ti potrebbe interessare una cosa che faccio? Per rappresentare le relazioni dinamiche fra portatori di interesse e il nostro stesso contesto. È un cammino degli scambi, ingresso e uscita, rispetto a un contesto, un luogo, e un cammino relazionale di scambi tra attori. Questo per esempio è il clima di intensità di un coworking. Io faccio un'analisi del portatore di interesse, quindi questa è un'analisi matriciale, un'analisi relazionale per focalizzare non solo il contributo al progetto, che sarà lo spazio, attraverso delle linee di uscita rispetto allo spazio di ogni attore, ma anche le relazioni che si installano, in costante tratto, in un modo praticamente sia un controllo dinamico degli attori significativi. Quelli che intensificano le loro relazioni con gli altri. Questa è una mappa delle relazioni che, diciamo, in uno spazio di lavoro è interessante perché dà il senso di vita, di cambiamento che sta dentro un luogo, un progetto dove c'è un'interazione tra attori. E lo uso per avviare i processi di partecipazione, però se diventa un diario di un luogo è un meccanismo per evidenziare il sistema di scambio, quindi per imparare in qualche modo le intensità di gioco. Perché poi sulle frecce di uscita si può installare una descrizione dello scambio, dell'oggetto di scambio. Quindi si sono delle geografie che si modificano nel tempo e che cambia la geografia dei soggetti, cambia l'interesse, sia la vicinanza. Poi, dopo questa analisi che è teorica? No, un'analisi di rappresentazione dei fatti di avvenimento. Ah, di rappresentazione. È una rappresentazione visuale delle interazioni relazionali che avvengono fra un progetto e un luogo e gli attori coinvolti con quale interesse rispetto a quel luogo e rispetto agli altri attori che interagiscono tra di loro. Questo è utile per gli stakeholder per definire gli interessi. Questo è utilissimo per un complesso di attori che operano per esempio per lo sviluppo di un progetto, quindi anche una pubblica amministrazione, ma è molto utile nell'analisi nel tempo degli interscambi che avvengono. Thank you.
Ok, ci siamo tutti? Avete ancora bisogno di tempo? No, fatto. Voi ci siete? Sì. Voi ci siete? Sì. Perfetto. Stiamo definendo voi? Gli ultimi dettagli. Voi? Ci siete? Che fa così ogni tanto? Mi sento l'eco addosso. Perfetto. Allora, facciamo così. Sono tipo le 16.30. 2, 3, 4, 5, 6 gruppi. Credete che in 5 minuti a testa riuscite a presentare agli altri? Cioè, 5 minuti sono sufficienti? Oh, perfetto. Allora, io vorrei fare, diciamo così, 5 minuti a testa e, diciamo, eleggete tra di voi una persona che racconti agli altri il lavoro che avete fatto di gruppo. Dopodiché, per esempio, questa è un po' una simulazione, non soltanto dal punto di vista proprio dei contenuti, ma anche strategico, di quando, per esempio, noi all'interno della nostra community, quando abbiamo necessità di ripartire nell'immaginazione di una nuova strategia, di nuovi servizi, di quali sono gli elementi su cui dobbiamo lavorare, sia in termini, come dire, economici, sia in termini di contenuti, perché poi guardate che, diciamo, il tutto è proprio un equilibrio tra sostenibilità economica e sostenibilità sociale delle persone, in questo senso, non soltanto sociale delle persone che stanno fuori. E facciamo una cosa che si chiamano Open Day, è un po' la metodologia che applichiamo durante la fase del pomeriggio, è un po' questa. Adesso, diciamo, la cosa interessante è capire che cosa è venuta fuori da questi gruppi. Se noi fossimo già la community che sta interagendo all'interno di un unico spazio, gli elementi che vengono fuori sarebbero gli elementi su cui lavorare e trasformare ognuno di questi in attività pratiche, che siano di ricerca, che siano di implementazione o che siano proprio di attività pragmatiche. È probabile, come dire, avendo voi ascoltato anche molte cose sulla stessa lunghezza d'onda, che ci siano anche molte cose, cioè, nel senso, le scovavo mentre vi ascoltavo. Però il processo interessante adesso è di capire, infatti ho chiesto a Fedele un po' di visualizzare anche questi sei gruppi in maniera autonoma, e poi fare magari una discussione degli altri 15 minuti, se ci sono domande e altro, rispetto a quello che voi stessi, diciamo, vi siete immaginati. Per cui non so chi di voi vuole iniziare, per me è assolutamente uguale. Dai, tu ormai sei il primo della classe proprio, quindi... Aspetta, ti do il microfono? Vai. Metto. Vabbè, allora, il gruppo di Salvatore è composto da Salvatore, Simona, gli altri non li conosco, sono... Poi c'è stato il Giorgio. Supporto di Giorgio, Antonella. In piedi? Sta già in piedi. Daniele. Grazie, grazie. Sento il vostro calore. Non sei sorda. Allora, abbiamo identificato tre aree che abbiamo indicato con gli hashtag stai sinergico, in onore al laboratorio che ci ospita, stai bene, stai ecosostenibile. Allora, il primo, stai sinergico, scambio di conoscenze, collaborazione trasversale, ma anche motivazioni e scambio di conoscenza. Abbiamo pensato ad un laboratorio che possa ospitare tutti, con diverse competenze, e soprattutto anche l'attuazione di spazi che permettono la conoscenza. Quindi non spazi rigidi, ma semplici tavolini con le rotelline sotto, in modo tale che le persone possano spostarsi e conoscere le persone che popolano uno spazio. L'altro, lo stai bene,
è invece inteso come vivere meglio e aiutarsi nella vita. E questo l'abbiamo pensato anche come togliere un bar e mettere una moka, prepararsi due caffè. C'era stata anche la proposta della lavatrice, soltanto che non compariva nelle librerie di Simona Palese. L'ultimo... Non avevamo l'applicazione. L'ultimo punto, stai ecosostenibile. Qui abbiamo visto un po' due aree. Una è il rispetto dell'ambiente. Quindi oggi ho apprezzato tantissimo anche il fatto la collaborazione con Ecofesta, una gestione dello spazio che indichi già quali sono le finalità, quindi il rispetto dell'ambiente con tutto ciò che utilizziamo che sia ecosostenibile e riciclabile. E l'altro punto invece è quello di porte aperte, perché in un certo qual modo un posto, un laboratorio di coworking si deve legare con il territorio e per far questo deve avere delle porte sempre aperte per accogliere tutti gli altri e far capire che qui dentro non ci sono alieni, ma ci sono persone normali e ci si può interfacciare con loro tranquillamente. Grazie. Ok, questo lo appendiamo là. Domande? Nonna. Che bello. Prendo... Secondo? Sei stata nominata. Ti vado. Aspetta, li appendiamo qua. Vado, ok. Noi abbiamo, ci siamo confrontate, abbiamo tracciato, no, intanto noi siamo noi. Noi. Non io. Nomi, fate un giro così me li ricordo anch'io. Elisa. Francesca. Lorena. Arianna. Perfetto. Oh no, sorry. Pardon. Allora, noi abbiamo individuato come tratto comune a tutte le idee che abbiamo condiviso la diversità e da qui ci siamo soprattutto trovate d'accordo sulla necessità di avere uno spazio. Grazie. Era il mio sogno fare la La diversità, dicevo, quindi la necessità di condividere lo spazio e soprattutto che all'interno dello spazio ci siano più persone con diverse competenze e che insieme sinergicamente, quindi attraverso tutto quello che ci siamo detti durante il laboratorio, attuino un baratto di saperi, diciamo il buon vecchio open data. E da qui naturalmente un altro tratto che non potevamo che condividere era quello di avere degli obiettivi comuni e soprattutto che fossero aperti al territorio e qui nel disegno abbiamo rappresentato il Super Santos che è stato prima descritto sì esatto e quindi l'obiettivo comune come goal. Grazie. Domande? Quando... Vai. Allora, qui siamo Ivan, Marino, Silvia e Chiara. Siamo partiti da un disegno emblematico che ha scritto Chiara centrale, che è la sinergia. Cioè abbiamo già il logo dell'azienda. E praticamente, eccolo qua, questa cosa emblematica che ti fa tanto pensare. Praticamente abbiamo evidenziato, appunto, come avete fatto già tutti quanti, competenze e settori, e, diciamo... la sinergia che va all'interno sia degli spazi che dei beni, dei servizi, per produrre delle soluzioni e dei servizi. E poi anche comunque l'opportunità di aprirci comunque alla comunità, con un networking anche all'interno. Chiara per esempio ha pensato al guest, insomma, come spazi per ospitare comunque, no? Dalla conferenza, comunque sia... a qualsiasi altro tipo di aggregazione sociale e quindi appunto tramite l'analisi dei settori e delle competenze poi cercare delle applicazioni funzionali in uno spazio che è stato pensato appunto da Chiara come grande, una cosa grande da riempire appunto con persone e soluzioni.
questo mi serve. Chi altro? Allora, noi siamo partiti da questi concetti, ovvero moltiplicazione delle esperienze, contaminazione e opportunità. Allora, abbiamo idealmente, tracciato degli ambienti di cui vedete bene in mezzo il cuore, che abbiamo chiamato cardio, ovvero un punto dove sostanzialmente emozionale, dove tutte le persone che fanno parte del coworking possano convergere, passare ogni momento della giornata e ricaricarsi mentalmente ma anche fisicamente, quindi un posto veramente di sinergia totale. Poi abbiamo immaginato un laboratorio delle idee, pensando anche al processo proprio dell'idea, ovvero che dallo stimolo c'è una persona che ha un'idea, la condivide con un'altra, questo passaggio fa sì che l'idea comunque venga rafforzata, successivamente si pensa che per rendere progettuale quell'idea servano delle altre persone, quindi si coinvolgano altre persone e quindi si passi dall'idea al fare. Poi un altro ambiente che è uno spazio di espressione personale dove poter invitare delle persone esterne, quindi un coach, uno psicoterapeuta se serve per l'ascolto, oppure anche un consulente magari per chi voglia creare un'azienda e si voglia far consigliare in un passaggio perché effettivamente quel gruppo si è costituito e vuole dare un avvio al proprio progetto. Poi un ambiente che si chiama Stand By Me, ovvero un'incubazione laddove ci siano delle idee ferme che sono state pensate da una persona e hanno bisogno di un compagno che si unisca nel progetto. E poi degli spazi riconfigurabili, ma in realtà dove ci possano essere tipo degli strumenti che sono di tutti, ovvero ad esempio una stampante in 3D o altri oggetti che effettivamente non tutti possono avere ciascuno per il proprio lavoro, ma che sono condivisi da tutti, ed invitare dei makers oppure fare un laboratorio, che ne so, sul legno, sulla carta pesta, su qualsiasi, e quindi iniziare a fare dei laboratori che sono comunque delle cose che fanno rete tra le persone presenti. Questa era un po' l'idea. Ecco. Noi coworkiamo già nella presentazione. Io, Fabiana, okay. Delia e Dolores. Ma vi piace mettervi qua? No, per vedervi meglio. Tanto siamo tutti. Allora, siamo partiti da tre concetti chiave che sono alla base, sono molto semplici, quindi per un'idea di coworking che cosa serve? Una mission comune. La mission comune che deve essere molto forte per poter dare la spinta. La condivisione dei saperi, ma anche la divisione dei compiti e degli oneri. E poi abbiamo ipotizzato perché questo ci è dato di fare adesso, diciamo un esperimento concreto che vi spiega Fabiana. Sì. Allora, noi abbiamo sviluppato la sostenibilità, abbiamo pensato all'idea di un co-working che sviluppi la sostenibilità, infatti ci siamo chiamate Sosteniamoci. Quindi abbiamo pensato a un casello ferroviario, dato che adesso sono tutti dismessi, e quindi creare un casello ferroviario innanzitutto che sia sostenibile, quindi che sia gestito da energie, che sia alimentato da energie sostenibili come pannelli solari o raccolta di acque reflue, e quindi dotarlo chiaramente di pannelli solari anche attraverso il fundraising o il crowdfunding. Quindi anche costruito con utilizzo di materiali di riciclo. Poi abbiamo ipotizzato anche la modificazione di uso del casello, quindi creando un interscambio di bici e collaborazioni anche orizzontali, chiaramente con delle associazioni che possano fare percorsi turistici con le bike, che valorizzino anche il territorio. Poi abbiamo pensato anche un orto botanico, quindi a un gas, un gruppo di acquisto solidale, quindi la creazione di un gas, quindi anche a creazione di eventi come cena sociale e quant'altro. Bene, grazie. Chi altro posso prenderlo? Sì, certo. Sono tutti e due? No, questo. Oops.
Allora, nel mio gruppo. Isabella, Fabiana e io Silvia. Allora, l'idea da cui siamo partiti è che una cosa che poi abbiamo scoperto in questi due giorni è che tutti partivamo dal fatto che l'elemento fondamentale fosse avere un'idea e fosse quindi poi un fatto successivo il fatto di trovare le persone che potessero realizzare quest'idea. Ci siamo resi conto che in realtà vengono prima le persone e che, come già vediamo, tante idee stanno venendo fuori sol perché siamo stati due giorni insieme. E quindi al primo posto abbiamo messo le persone che si ritrovano anche in una situazione di convivialità, voglio dire, qui c'è un aperitivo, un piatto di spaghetti sostanzialmente. E l'idea che di fatto viene fuori poi dal contributo di ciascuno che è dal brainstorming, cioè dal fatto comunque di confrontarsi. Il tutto non può prescindere dai mezzi, e per mezzi intendiamo sia le capacità, quindi gli esperti, ma anche i bandi, i finanziamenti, tutto quello che può concorrere poi a dare una concretezza all'idea. L'idea, quindi persone e idea che non possono prescindere dalla sostenibilità, che secondo me, voglio dire, a fine mese tutti dobbiamo pagare le bollette, quindi non possiamo prescindere dal fatto che l'idea debba essere sostenibile anche economicamente, e che l'idea, quindi le persone, debbano di fatto avere un impatto sul territorio. Ma tutto quello che si genera poi sul territorio deve ritornare poi, deve costituire esso stesso un mezzo per generare nuove idee, cioè non è un processo che si può fermare una volta che un'idea si è realizzata, ma deve essere sempre da spunto per creare cose nuove. Quindi in realtà cioè un circolo, si spera, virtuoso, ecco. Niente, sostanzialmente un po'. Sì. Allora, diciamo, devo dire che per caso sono molto contenta che l'ultimo intervento abbia trattato il tema della sostenibilità anche economica, perché se avessimo avuto un'altra giornata o diciamo altre 4 ore, ma questo lo rimando anche a voi, l'esercizio più interessante che io devo dire sono molto positivamente sorpresa, nel senso che ognuna delle cose che sono state individuate, probabilmente perché le guardo con diciamo degli occhi un po' più pratici, in realtà sono tutte trasformabili in attività pratiche. Alcune mi ricordano alcune delle cose che abbiamo provato noi direttamente, altre non c'entrano niente e sono di spunto, per cui diciamo grazie a tutti gli spunti ricevuti e inaspettati. E l'esperimento che avrei fatto se diciamo avessimo avuto altre 4 ore è quello di prendere questi, che sono dei modelli di contenuto, e trasformarli in modelli di business, e cioè prendere un modello come il Business Model Canvas o altri, che diciamo non è importante adesso quale sia lo strumento. Perché questo? Perché una volta individuati quali sono i contenuti e quindi l'identità di un luogo a partire dalle persone che poi lo devono riempire, questa cosa è importante trasmetterla e trasportarla in realizzabilità pratica. Questo perché diciamo io sempre affermo questa cosa, che poi tutti i progetti socialmente sostenibili lo devono essere anche economicamente, almeno se si tratta di impresa sociale, non fosse altro che perché ci lavorano delle persone e diciamo è giusto che queste persone abbiano una vita dignitosa. Per cui il mio portarvi sempre a passare dall'idea alla sua possibilità di realizzazione pratica, e quindi a capire anche in termini economici che cosa funziona, non è una, diciamo, un'ossessione maniacale. Poi ci sono dei progetti, noi sviluppiamo moltissimi progetti, e questo diciamo, è il punto aggiuntivo, e poi diciamo, cerchiamo di chiudere, di trovare le conclusioni, che è una delle cose che ho diciamo, imparato quando
immagini di sviluppare dei luoghi e delle comunità ad elevato contenuto, è che c'è sempre un punto di equilibrio tra ciò che è diciamo economico e ciò che è a beneficio di contenuto. Cioè noi surfiamo sempre tra gli eventi che sono gratuiti e quelli che sono a pagamento, tra i contenuti che sono economicamente sostenibili e quelli che invece sono soltanto di networking. Questo perché poi il modello in cui crediamo non è un modello soltanto economico, ma è un modello che un po' surfa tra le due cose. E l'esercizio che vi invito a fare è proprio, diciamo, di partire da questi sei modelli che avete individuato e di capire poi come questi sei modelli, che sono molto diversi, che cambieranno nel tempo, però possono stare in piedi partendo anche da, diciamo, un'analisi chiaramente del contesto ed economico di quello in cui, su cui state sviluppando. Per cui attacco quest'ultimo e grazie a tutti. Vi faccio soltanto vedere un'ultima cosa, questo lo mettiamo qua. Che è la, grazie Fedele per questo lavoro che poi ci sarà utile per la prossima settimana. E, quando abbiamo iniziato questo lavoro vi avevo raccontato, diciamo, che se lo spazio è importante le persone lo sono ancora di più. È soltanto un assaggio, poi vi faccio, diciamo, come dire, vi illustro alcuni dei progetti che stanno all'interno del lab. Questa è la nostra pagina web, non lo dico, diciamo, per farmi pubblicità, non mi interessa. E ve la faccio vedere perché ad oggi, diciamo, qualcuno prima mi chiedeva, bene, diciamo, ci hai raccontato tutta quanta questa storia, dove siete arrivati, a che punto siete. A Bari ci sono 150 membri, cioè 150 persone che fanno parte della community dopo un anno e mezzo. Alcune di queste persone sono rappresentate su questa pagina, che è la nostra pagina Hubbers, così la chiamiamo. Le persone che stanno all'interno si occupano di progetti molto diversi. Per esempio, c'è Cosimo che è entrato con una startup digitale che si chiama My Special Gift e che poi grazie, diciamo, ad un'interazione anche con alcune delle persone che stanno nello spazio sta in questo momento dedicandosi ad un progetto che ha a che vedere con l'artigianato locale, sempre in forma digitale. Perché in qualche modo la contaminazione delle persone che stavano all'interno lo ha portato a ragionare in altri termini. Ci sono altri due ragazzi che si chiamano Luca e Silvia che stanno facendo un lavoro grazie ad un bando ministeriale, però stanno facendo un lavoro sul territorio in maniera molto molto proficua e ragionano sugli spazi abbandonati delle città, proprio per capire qual è la relazione tra spazi abbandonati e richiesta di contenuti e come stanno in piedi queste due cose. Sono alcune delle persone che stanno qua dentro, ve ne potrei raccontare tante altre. Ve le illustro perché penso che questa comunità di persone e la costruzione delle loro storie sia esattamente il motivo per cui siamo in piedi e della causa per cui siamo in piedi, non so come dirvi. Esistiamo perché loro riempiono questa cosa e continuiamo in qualche modo a credere in questo progetto anche da un punto di vista a futuro come il nostro lavoro fisso, perché crediamo e notiamo che quello che adesso è importante dopo aver costruito lo spazio, aver costruito la comunità di persone, sia quella di costruire una quantità di belle storie che interagiscano con il nostro territorio sempre maggiore, proprio perché 150 persone che stanno in una community creano una complessità rispetto alla quale noi non possiamo che essere al servizio. Per cui questo è un po' il messaggio che vorrei lasciarvi a chiusura di questa seconda parte del laboratorio e spero che l'esercizio vi sia stato utile. Per me è stato veramente un crocevia di spunti molto importanti, perché poi ragionare di modelli che stanno altrove trasportandoli in realtà molto diverse e anche passare da Bari a qui è sicuramente una trasposizione di modelli, è assolutamente importante, per cui credo sempre che sia bilaterale l'insegnamento che ci diamo. E per qualsiasi cosa, veramente siamo a 2 ore, ma la Puglia è lunga, però io ci ho messo 2 ore di uno splendido tragitto. E per cui, grazie a tutti, noi ci rivediamo, sì, la prossima settimana. C'è un microfono in giro? Sì, qui. Facciamo senza. Ok. Ok, allora grazie Giusy, appunto ci vediamo venerdì prossimo dalle 16, giusto?
con Giusy insieme ad Enrica e a Toto Patera, e affronteremo un'altra fase, un altro pezzo dell'analisi su tutto il ragionamento che stiamo facendo, che è quello specifico sulla rigenerazione urbana. Ora, se, non so se riusciamo a fare questo passaggio abbastanza velocemente. In tutto questo percorso che abbiamo fatto in queste settimane ci sono successe delle cose molto belle, o che perlomeno ci hanno proprio emozionato, toccato molto, tra cui due ragazze, Ombretta e Francesca, che si sono inventate la Fabbrica dei Mestieri, che è un co-working che è a Brescia. Avevano letto di questo nostro laboratorio, in qualche modo eravamo venute in contatto attraverso Mico Rao, che è un'altra bella persona, un altro bel personaggio che aprirà il laboratorio la prossima settimana a Racale, e loro ci hanno detto: noi sono due neomamme, o perlomeno una di loro anche, credo sia il secondo bimbo, comunque hanno due bimbi molto piccoli, quindi non possiamo venire fisicamente a trovarvi, però ci terremmo tantissimo a dare il nostro contributo a questo laboratorio. Ci hanno mandato un video, cosa che chi era ieri ha visto, ha fatto anche Mariella Stella per esempio, è stato un altro momento bello per noi, perché non le è stato chiesto, però proprio con l'idea e lo spirito di volerci essere, di voler dare un contributo, ci hanno mandato un video. Ecco, queste sono cose che, non so, ci hanno colpito molto, no? Perché chiaramente vedrete poi da questo video, sono solo 8 minuti, però si percepisce chiaramente che c'è stato un impegno nel realizzarlo. Tra l'altro è stato realizzato da uno dei loro co-worker, che a sua volta ha detto: no, cioè, vi do una mano, il video facciamolo carino, anch'io voglio contribuire su questa cosa qui. Quindi c'è, cioè, proprio sinergia e collaborazione reale, no? Che vedete adesso in questo contributo. Benvenuti in fabbrica, questo è un co-working che ho fortissimamente voluto, lo coltivo da un po' di anni, il tutto nasce 4-5 anni fa, quando ancora da consulente freelance, libero professionista, leggo un articolo su un co-working statunitense che mi appassiona moltissimo, mi coinvolge. Da lì approfondisco un pochino la mia ricerca e leggo di co-working francesi e sempre più mi innamoro di questo progetto e dei valori ovviamente sottostanti al co-working, e il valore della community, della collaborazione, della partecipazione, dello stare insieme, del condividere. Non sarei comunque mai partita da sola, non avevo il coraggio, perché se io sono lo spirito un pochino più pazzo, un pochino più creativo, avevo bisogno di una metà con i piedi un pochino per terra. E così racconto di questa mia idea folle a Francesca e lei la sposa in pieno, e quindi nel 2013 nasce la Fabbrica dei Mestieri. Coworking è innovazione, lo è nei modi, nei tempi e nello spazio. Nei modi perché lavori e condividi lo spazio con altre persone che però non sono tuoi colleghi, fanno cose assolutamente diverse nella vita. E nei tempi perché puoi utilizzare lo spazio solo quando ti serve, quindi in maniera molto flessibile, e nello spazio perché anche l'ambiente influenza molto il nostro modo di lavorare. Noi in particolare abbiamo scelto uno spazio che richiamasse la casa per trasmettere un senso di accoglienza. E naturalmente ci sono spazi funzionali alle attività lavorative, quindi abbiamo un open space, una sala riunioni, però abbiamo mantenuto anche la cucina e la sala da pranzo, perché le relazioni tra le persone si sviluppano soprattutto durante i momenti di pausa e di relax. La scelta del nome La Fabbrica dei Mestieri è stato un processo veramente impegnativo, perché in realtà volevamo che rispondesse, che spiegasse da subito l'anima di questo co-working. Si chiama La Fabbrica dei Mestieri perché volevamo che in questo spazio ci fossero quanti più mestieri possibili immaginare.
qui. Ovviamente non possiamo raccogliere proprio tutti, però in realtà che ci fossero almeno due anime abbastanza distinte, cioè uno spazio dedicato a lavoratori intellettuali, freelance, e uno spazio dedicato ai maker, cioè agli artigiani, a chi lavora con le mani, perché è proprio il concetto di fusione di queste due tipologie di mestieri che ci ha sempre affascinato moltissimo, e questa è la direzione che stiamo tenendo e l'obiettivo che ci siamo prefissate. Abbiamo identificato tre parole che secondo noi descrivono bene il nostro progetto, ma anche in generale il mondo del co-working: contaminazione, conoscenza e condivisione. La contaminazione tra le persone, i mestieri, le professioni è una cosa molto importante che dà molto valore. La conoscenza, quella derivata dall'esperienza personale e quindi non solo nel campo professionale. Il co-working è un luogo che facilita la trasmissione della conoscenza tra una persona e l'altra. E la condivisione. La condivisione che ci porta un po' fuori dal mondo tradizionale legato all'individualismo, alla concorrenza, per proiettarci verso un mondo più libero e quindi più creativo e più propositivo. Co-working è soprattutto community. E sono le persone che creano le opportunità all'interno dello spazio e quindi il compito importante del gestore è quello di coltivare e valorizzare le risorse il più possibile. Ciao, sono Antonella, una designer di prodotto. Sono arrivata a quella fabbrica quasi per caso ed è stato un incontro fortunato, come quelli che accadono normalmente con le persone. Ombretta e Francesca hanno creato questo spazio di condivisione di lavoro, ma dove organizzano dei corsi molto interessanti di supporto sia a livello lavorativo che personale. Frequentando uno di questi corsi organizzati da loro, ho conosciuto Elena, con la quale sta nascendo un progetto bellissimo che ci riempie di orgoglio e di entusiasmo. Sì, assolutamente, è nato in fabbrica questo progetto, che è un sogno. Nato in fabbrica perché Ombretta e Francesca hanno organizzato un incontro tra architetti con diverse competenze, idea venuta da loro perché probabilmente si sono rese conto della crisi del nostro settore, visto il numero ingente degli architetti che hanno frequentato corsi, eventi focalizzati sulla crisi in atto e finalizzati a dotare i mestieri di nuovi strumenti per continuare ad essere mestieri. Incontro nel quale appunto ci siamo conosciute Ciao, sono Alberto, mi occupo di vendite e marketing. Vengo alla Fabbrica dei Mestieri perché è un posto caldo, accogliente, c'è sempre un caffè, un sorriso ed è un posto bello, lontano da casa o dall'ufficio dove poter venire a lavorare. È un posto dove si incontrano persone interessanti e dove, scambiando delle idee con gli altri coworker, salta sempre fuori qualche cosa di nuovo e qualche cosa di interessante da fare. Ciao, sono Cristina, lavoro in fabbrica tutti i giorni, ho una postazione fissa e questo è il mio angolino. Io mi occupo di comunicazione grafica e sono contenta di essere qui in fabbrica perché c'è uno scambio di idee, di competenze, di collaborazioni che secondo me per il mio lavoro è l'ideale. Ciao, sono Marco, mi occupo di fotografia, mi occupo di web, mi occupo di social media. Ciao, sono Patrizia, sono una stilista, ho scoperto la fabbrica dei mestieri da pochissimi mesi. Ciao, io sono Piera, concilio due professioni, la prima è quella di supporto degli studi legali per quanto riguarda il disbrigo pratiche, la seconda, quella creativa, è di possedere un blog di arte contemporanea e occuparmi in varie forme di arte contemporanea e comunicazione relativa a tale ambito. Ciao, io sono Lucilla, sono una life e career coach, quindi mi occupo di sviluppo personale, sviluppo delle potenzialità dei talenti, sia dell'individuo che del personale delle aziende, quindi lavoro con le aziende, con le organizzazioni e sono anche consulente aziendale per l'internazionalizzazione. Ho conosciuto la fabbrica dall'inizio della loro attività, nel febbraio 2013 più o meno, e mi appoggio a loro per serate di lab coaching e anche come punto di condivisione e conoscenza di nuove persone. Ciao, io mi chiamo Fabio, sono responsabile delle relazioni esterne di un portale web che si occupa di valorizzazione del territorio.
mi sono avvicinato alla fabbrica dei mestieri perché mi è piaciuta da subito questa idea che sta alla base di un co-working, quindi di condividere le proprie esperienze. Ci dispiace molto non essere lì con voi, ma la fabbrica deve restare sempre comunque aperta. Vi auguriamo che le vostre giornate di lavoro siano fruttuose e portino un buon contributo all'economia collaborativa del Salento. Ciao, ciao a tutti e vi aspettiamo a Brescia! Let's go, 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 let's go